Ciao Motta, Ciao. come stai? Bene, in forma, con la polvere nella gola, però Tipo felice. sì, ho la faccia bloccata, infatti. Ma Senti, bellissimo qua. esatto, com'è essere qui? Soprattutto che effetto fa vedere il proprio nome sul cartellone del genere? Fa ennesima grande responsabilità per me. Però bellissimo, organizzato divinamente, quindi bene. Senti, la mission di questo festival principale è condivisione, che è un po', diciamo, la mission di tutti i festival, è, diciamo, una moda, tra virgolette, che sta prendendo piede in Europa. Tu anche in Italia partecipi tantissimo ai festival. Cosa ti piace proprio dell'atmosfera di situazioni come queste? Beh, che è facile accorgersi che il diverso è nutriente, non deve far paura, insomma, senza fare nessun tipo di allusioni a quello che succede in Italia, ma mi sembra che mi sono spiegato abbastanza bene. Cioè, è la Sì. fragilità dell'essere umano che crea paura del diverso, invece di accorgersi in queste situazioni qui che non solo non fa paura, ma è veramente nutriente. Insomma, a me mi è capitato anche di parlare con musicisti che venivano da altre nazioni. Era veramente una fortuna. Veramente una fortuna. Senti, ovviamente sei qui in Ungheria, un po' la ciliegina sulla torta, però stai facendo tantissimi live in Italia. Come stanno andando? Come stai vivendo la dimensione live? Soprattutto il portare in giro questo album che ti ha portato, tra l'altro, tantissime soddisfazioni. Mi piace perché comunque per me il live è festeggiare il tormento che c'è quando faccio i dischi, insomma, quindi è solo un festeggiamento bello che, insomma, è anche una droga per me in qualche modo stare sul palco. Ok, come stai vivendo anche tutte le soddisfazioni che ti stanno arrivando dall'album? Hai vinto il premio Tenco, si parla tantissimo di te, spesso si mettono etichette che secondo me non sono forse necessarie, però insomma penso sia una bella soddisfazione per te, no? Assolutamente sì, poi insomma vincere due Tenco Io ti su, ho votato. beh, due Tenco, ora la domanda sorge spontanea, cioè il terzo disco come cazzo lo faccio? Quello mi viene da pensare, chissà se lo farò fra A l'altro. sto punto, infatti, sai com'è i migliori No, si. guarda, lo dicevo prima, non sento veramente l'urgenza di fare canzoni io dovevo dire quelle cose e le ho dette. Che poi forse è in realtà, diciamo, il modo artistico di fare album, cioè bisogna scrivere quando si ha l'urgenza di dire qualcosa. Sì, insomma, poi uno impara anche a mettersi in una condizione tale per cui riesce a lavorare e riesce a dire delle cose, non è che, Certo. almeno per me non è che vengono fuori così, però sì, per me è importante, insomma, quel tipo di urgenza. E adesso c'è, quando verrà meno smetterò. Va bene, grazie mille allora.